Dopo il benefico riposo a Bari, il giro sale verso il nord. I 98 superstiti affrontano sotto un sole cocente i 279 chilometri della Bari-Napoli. Lavoro supplementare per i gregari, che prendono letteralmente d'assalto le fontanelle disseminate lungo la strada. Mentre il plotone dorme placidamente, il miraggio dei traguardi volanti mette le ali ai piedi di Van Stenbergen, Gismondi, Gerrit Vorting, Corrieri e Baroni, i quali sullo slancio di una volata salutano la compagnia e se ne vanno senza alcuna indecisione. Nel finale l'azione di Rick si fa più incalzante e riescono a tenere la sua ruota soltanto il biancoceleste Gismondi e l'olandese Vorting, che accarezza un magnifico sogno. È facile prevedere quale sarà l'epilogo sulla pista della Venaccia, dove verrà giudicato l'arrivo. Infatti, con una volata irresistibile, il belga precede Gismondi e Vorting, il quale, poiché gli altri sono in ritardo di 20 minuti, diventa di colpo maglia rosa. I traguardi volanti, non c'è che dire, a qualcuno tornano molto graditi.